L'appuntamento di questa sera di View from the Top ha avuto come ospite Goran Marbi, presidente del BEREC, l'associazione che raggruppa tutti gli operatori di regolazione europei. L'Europa è importante, ha 28 paesi, 28 autorità regolatorie. Costruire il single market vuol dire fare in modo che queste 28 differenze vengano colmate. Questo è il dibattito che noi abbiamo davanti e di questo dobbiamo discutere. La cena è stata interessantissima semplicemente perché c'erano svedesi. Gli svedesi sono noti per avere una grande visione. Sono stati posti una serie di problemi che le autorità regolatrice non tratta normalmente. Si è parlato meno del lato regolatorio, meno di quello che sono le emergenze per il settore. È stato molto bravo il presidente del BEREC nel sottolineare che casomai la differenza europea è dovuta alla legislazione più che alle autorità. La sfida regolatoria per garantire maggiore libertà di scelta ai consumatori e maggiore innovazione è senza dubbio a livello europeo, perché a livello nazionale non ci sono le capacità e la forza necessaria per indurre cambiamenti significativi. In Italia, come in Grecia e in nessun altro paese, dietro a ogni tipo di affari legato alle telecomunicazioni ci stanno 20 garanti, 20 associazioni, 20 legislazioni diverse. Tra qualche settimana avremo la nuova Commissione europea e quindi ci aspettiamo dalla nuova Commissione europea delle nuove iniziative per il settore e ci aspettiamo dei cambiamenti importanti. Un maggior coordinamento europeo dovrebbe favorire anche un'ampiezza della regolamentazione, che non significa introdurre regole più rigide, ma significa far sì che ci sia uno sviluppo equilibrato, competitivo ai diversi livelli della filiera, quindi non soltanto a livello, diciamo così, della creazione di infrastrutture, ma man mano anche a livello dell'offerta di servizi. A me pare che Marbi la cosa più interessante ha detto è che il mondo è del consumatore, cioè quindi il cliente al centro, la domanda è quello che guida tutto. Questa è un'esperienza che noi già in televisione viviamo, quindi ben venga questa sua affermazione. Chi riesce ad aggregare bene i contenuti e catturare l'attenzione del consumatore riesce anche a influenzare molto la domanda. Forse il regolatore quello che può fare è avere gli atteggiamenti anche di non stoppare troppo le concentrazioni. Concentrazioni in settori come questo servono e servono più a creare quella massa critica utile, avere poi risorse per fare investimenti e a resistere quindi anche a altre economie digitali come quelle americane e quelle cinesi. È bene che in Italia e in Europa si faccia un salto in avanti rispetto a quanto ci aspetta nella rivoluzione internet e oggi devo dire che il nostro interlocutore svedese ci ha dato quella visione ed è stato straordinariamente di ispirazione. Credo che sia stata una vista sul mondo molto interessante.